prepariamo la pagnotta farcita con prosciutto cotto, mozzarella e pesto. Un'idea facile, divertente e molto golosa da portare a tavola se avete tanti amici a cena, perché si mangia tutti insieme e con le mani. Molto molto interessante anche per la merenda dei bambini. Gli ingredienti della pagnotta farcita sono ovviamente una pagnotta, potete sceglierla anche integrale o cereali o normale, come la preferite. Poi 130 g circa di prosciutto cotto, una mozzarella, del pesto e un po' d'olio. Tagliate il prosciutto cotto e tritatelo al coltello. Tagliate a pezzi piccoli anche la mozzarella. Incidete la superficie del pane con un coltello seghettato, senza arrivare a tagliare la base. Realizzate una griglia. Spennellate la superficie della pagnotta e i tagli con l'olio e poi con il pesto. Riempite le fessure prima con il prosciutto cotto e poi con la mozzarella. Avvolgete la pagnotta con della carta stagnola. Cuocete in forno a 180 gradi per 10 minuti. Poi, senza stagnola, per altri 10 minuti, sempre a 180 gradi. Eccolo qui! Questo si mangia rigorosamente caldo, con le mani, tirando via i pezzi. Potete farcirlo come preferite, cioè utilizzando altri tipi di affettati o aggiungendo altri formaggi, come per esempio della scamorza affumicata, o ancora con le verdure grigliate. In ogni caso sono certa che vi piacerà moltissimo. Ciao, alla prossima!